Dal 5 all'11 agosto a Castellalto torna il Festival delle Birre, una manifestazione che giunge alla 14ª edizione e si riconferma come l'evento più longevo ed importante del centro Italia, grazie alla varietà e qualità delle birre proposte e all'attenta organizzazione e gestione della manifestazione. Organizzato e condotto da uno staff che da anni crede fortemente nel progetto e lavora costantemente, edizione dopo edizione, per rendere questa kermesse indimenticabile. Quasi 20 gli stand partecipanti che propongono varie tipologie di birre, ma anche food, prodotti tipici locali, cocktail e musica fino a tarda notte. Un vero e proprio percorso degustativo e tradizionale, un'oasi dove il gusto incontra l'emozione. Retola Molinara, organizzatore dell'evento, dal 5 all'11 agosto, anche quest'anno il Festival delle Birre torna a Castellalto. Anche quest'anno siamo qui, insomma siamo arrivati alla prima serata, già c'è molta gente, tutto procede per il verso giusto, come ogni anno ci sono tante birre, una selezione internazionale che tocca un po' tutte le nazioni del mondo, in più c'è una cucina selezionata sia nel food che nelle zone nuove. C'è una zona nuova quest'anno dove ti fanno dei cocktail con la birra e anche qui abbiamo fatto un po' di cucina alternativa tipo pulled pork, costine di maiale ed altro. Sono più o meno 16-18 stand praticamente, ogni stand ci sono varie tipologie di birra che vanno dalla tipica blanche alla una bassa fermentazione tedesca a delle modernissime IPA e New England. Dunque ogni stand avrà un mix di più tipologie di birre. Poi ci sono degli stand specifici per birre a fermentazione spontanea, le cosiddette sour. Ci sono uno stand, il numero 2, di sour italiane. È lo stand numero 3 dove sono delle storiche birre belghe che sono a fermentazione spontanea, che vanno dalle Lambic alle Creek e così via. Arrivano tante chiamate, tante mail, tanti messaggi da messengers, per cui sono le 8 e già c'è tanta gente, si prevede il pienone come ogni anno. Diciamo che gli alberghi, bed and breakfast sono quasi tutti al completo. Tanta gente chiama, si informa e penso che anche quest'anno ci sarà una grande risposta. Gianni Caterini, siamo arrivati alla 14ª edizione, quali sono le novità quest'anno? Beh, come penso già avrete notato, c'è un innalzamento del livello generale delle birre che sono state scelte, c'è una grande selezione tecnica fatta anche dietro tutto quello che può essere l'hardware tecnologico che è stato utilizzato per ottenere sistemi di fusto a freddo piuttosto che stoccaggio a freddo continuo, quindi senza interrompere quella che è la catena del freddo che poi snaturerebbe il prodotto. Insieme a questo abbiamo unito dei sistemi di spillaggio non convenzionali, sistemi nuovi e sistemi vecchi, naturalmente per così come vuole la tradizione, questo per ottenere 250 vie di erogazione con un flusso costante sempre con le temperature giuste, quindi ogni birra servita e spillata con la temperatura corretta. È un evento importante, un evento che richiama tantissima gente, chiaramente come tutti gli eventi molto grandi ha sempre qualche piccolo gap negativo, noi ce lo prendiamo i gap negativi e li utilizziamo come fase di crescita per l'anno successivo. Questo però ci ha portato oggi insomma ad avere una delle manifestazioni più divertenti, solari, semplici come diciamo noi, nel mondo della birra artigianale, che se no altrimenti sarebbe ancora relegata un po' alla schiera dei nerd, che nonostante io sia un nerd della birra mi dispiace un po', perché vedere normalmente famiglie, ragazzi, coppie venire su e normalmente bere birre di una certa complessità come se fossero birre comuni mi rende felicissimo. E la birra è quello che è un prodotto del popolo, un prodotto di tutti. Oggi è stata amplificata
questa conoscenza, tanti si sono avvicinati, tanti si stanno avvicinando e lo fanno con il gusto italiano, quindi con un certo know-how che permette una percezione complessa a 360 gradi di quello che è un po' l'ambiente gastronomico e quindi anche quello del beverage in genere. Ecco, un evento che si ripete di anno in anno, ma da chi è partita l'idea? Questa è una bella domanda, è partita da un gruppo di amici come succede sempre, sarebbe più adatto forse Massimiliano e Loreto sarebbero più adatti a rispondere a questa domanda, però in realtà è tutto venuto fuori da Massimiliano, Loreto e Luigi. Hanno creduto tantissimo in un progetto, i loro amici del paese ci credevano a loro volta, sono grandi appassionati di birra, viaggiavano tantissimo ed è venuto fuori un'idea, cominciamo a spillare non una birra durante un concerto ma fare dei concertini mentre si spillano delle birre, quindi l'interpretazione alla rovescia. Ci è voluto tanto coraggio e oggi questo ci ha premiato sicuramente. Però ecco, ripensando un po' al passato, direi che il merito è tutto quanto esclusivamente loro, insomma, tutto partito da Loreto, Luigi e da Massimiliano. Protagonista indiscussa la birra, ma non la sola ad esibirsi nel Borgo Teramano. Una settimana dedicata a tipicità ed innovazioni anche nel campo musicale. Il festival è infatti arricchito dalla presenza di band che ogni sera intrattengono le centinaia di persone presenti al raduno. Una vetrina importante per giovani artisti come Lorenzo Sbarbati, cantautore marchigiano che ha inaugurato l'apertura dell'evento con il suo nuovo singolo L'era dei convinti. Un'occasione per riflettere sulla società odierna, fatta di convinzioni facili e di modelli di vita predeterminati. Un contesto simposiale fruibile per creare alternative a questo modo inautentico di vivere. Buonasera Castellalto, ci siete? Ci siete? Serve sapere, basta soltanto aver un'idea che superi la notte, non sia di catapesta, basta che resta fissa in testa, che non si muova dalla tua bacheca digitale, che prenda il mi piace, che non ci fermiamo a parlare. Siamo nell'era del mondo virtuale, della finzione, meglio del reale. Basta non pensare a cosa ci aspetta o ci spetta. Fumo fuori dalla finestra, l'ara ci aspetta, bisogna andare. Ma dove? E l'incertezza non ci tocca più. Ci vuole esercizio per avere giudizio, lo so per dubitare e farne virtù. Se dubbio non ci sfiora più. Ci vuole esercizio, non prenderci il vizio, pensare al domani, oggi mai più. Siamo nel pieno dominio della scienza, la felicità sembra una ricetta confezionata e prescritta dal medico di base o dall'oculista che ti dice per vedere meglio basterebbe un occhiale nuovo, due lenti di ingrandimento, guardarsi un po' più dentro. Ma ci tocca più. Ci vuole esercizio per avere giudizio, saper di umitare e farne virtù. Se dubbio non ci spiora più. Ci vuole esercizio, non prenderci il vizio, pensare al domani, oggi mai più. Che conta, che pesa, che vale come una moneta, che si dice sia nata come mezzo, oggi vedo solo un fine immenso, così denso, mondo spento, ingranaggi e cemento, pieno, pieno tempo perso a rincorrere il momento del divertimento, oh insuccesso, i miti del progresso, a dormire sulle illusioni, a dare calci fiori. Ci vuole esercizio per avere giudizio, lo so per dubitare e farne virtù, se dubbio non ci spero più. Ci vuole esercizio, non prenderci il vizio, pensare al domani, oggi mai più. L'incertezza non ci tocca più, se dubbio non ci spero più. Ci vuole esercizio.
tizio non prende sul tizio, non sarà domani, oggi mai più. Oh, oggi mai più, oggi mai più, oggi mai più.